ostacolo per il vero amore, ecco, se pensate che una coppia con molti anni di differenza possa non funzionare, allora gentilmente non ditelo a loro. Sandro Giacobbe e Marina Peroni, benvenuti. Grazie. E amore fu, e amore fu, amore è, malgrado. Amore sarà. E sarà, e amore sarà. Malgrado 27 anni di differenza? 26. E vabbè, uno più. Uno più o meno dice oramai. No, ma è che quel signore non sapeva di noi due. Perché se l'avesse saputo l'avrebbe detto al massimo 6-7 anni, vedi? Sai che sono le cose... No, ma 6-7 anni sono anche forse pochi, dai. Sì, anche secondo me. Meglio quei 30-40 che sono. No, però 26 anni sono veramente una cifra... Una generazione, sì, volendo. Però voglio dire, ma lo vedi? Infatti. Ragazzi. Cioè, bello ancora, grazie, bello asilo, bello giovane, dai. Allora, cioè, praticamente quando Sandro lanciava le sue canzoni, tu non eri ancora nata. Io sono stata lanciata invece fuori dal grembo della mamma. Perfetto. Allora ti rinfreschiamo un po' la memoria. Dai, vale, con un bel filmato, facciamoli riascoltare. Sandro, che bello! Sandrone, perdonami una cosa. Sandrone. Però Divica. Tu nel 76 con questa canzone Gli occhi di tua madre è stato un precursore delle MILF, o sbaglio? Cioè? Sì, scusami, mi hai un po' lanciato Gli occhi di tua madre. Voglio dire, insomma, erano gli anni in cui era bello, insomma, raccontare delle storie un po' particolari. Ma certo, ovviamente. E Gli occhi di tua madre c'è parte del mio trittico, perché c'era stato la signora, l'amica e poi la madre. Ah, tutto il Io ti tirerei fuori da tutto questo perché lei e ti porterei alla vostra. Vabbè, ma scusa, il 76 era l'anno che lei nasceva. Lo so. Potevo ancora. Ora non puoi più, però hai ali per volare le vostre, perché questa è la canzone che racconta la vostra storia. Eccola. Vai. Io ti posso dare. Dura la salita, ma si può provare. Io e te. Che tenero. Scusami Sandro, dici nel testo mani per accarezzare, puoi far vedere in camera. No, queste non sono delle... Hai fregato anche Gianni Morandi con la grandezza delle mani. Ce le siamo misurate. Allora Gianni, ancora un centimetro. Davvero? Giuro. Vince ancora una volta Morandi. Però sei messo bene. Sono anch'io. Sì. Però voglio dire, la mia altezza compensa. Assolutamente. La sua invece, che lui è 1,78 con le mani così, lui proprio va, gioca a tennis. Ma invece tornando alla vostra canzone, al vostro... esservi raccontati, sì, la salita, no? Cioè comunque sono momenti come tutti. Certo. Da chi avete dovuto difendere la vostra storia? Dal tempo, quindi, da questa differenza d'età, dallo sguardo degli altri, da qualcuno che storceva il naso, da chi? Rispondo da io. Da cosa? Vai, tanto poi... No, rispondo io, perché in effetti poi rompevano le scatole a me. Perché, diciamo la verità, l'uomo che si mette con la donna più giovane è sempre visto, va bene, no, grande, figo, lui. Sì. Che noia. Invece la donna che si mette con l'uomo più grande è quella che sicuramente ha altri obiettivi. Quindi ho dovuto difendere io la nostra storia da idee sbagliate, perché poi noi sono quasi 8 anni, sono 7 anni e mezzo che stiamo insieme e siamo innamorati, cioè non c'era nessun obiettivo diverso dietro. Anch'io l'ho scelto più grande.
Vedi? Brava, sì. Hai fatto bene, guarda, tu lo sono molto contenta, mi fido per la tua esperienza. Sì, ma poi io come non potrei essere d'accordo, è la prima volta nella mia carriera che mi trovo in una situazione dove sono tutte donne. Quattro conduttrici meravigliose, un pubblico meraviglioso di donne, voglio dire. Pensa che anche la nostra regista è donna. E anche lei. È anche la regista. Brave. E meno male che non sono gelosa. Non lo sai, davvero non lo sai. Non ci credo. Di la verità. Aspetta, vorrei sentire la risposta di Sandro. Sì, sì, no. Vediamo se è sincero, se è sincero, senza tirare fuori argomenti che non è il caso. Non è il caso, ma qua la contraddico perché non è gelosa fino a che funziona tutto alla perfezione. Esatto. Ma basta uno sguardo di... No, non è vero, non è vero. E Sandro è gelosa. No, non stavo venendo per guardarlo. Subito che fraintendevo. Sta attento, non fare il furbetto, eh. No, vedi, diglielo. Comportati bene. Sì, diglielo. Ma Valeria, tu sei gelosa? Però no, tu sei gelosa. Io molto gelosa. Ah, fai bene. Però c'è da dire. Io rovinata sono. Che alle volte. Siciliana. Alle volte non è l'uomo. L'iniziativa le prendono anche le donne tante volte. Vero. Quindi di conseguenza bisogna difendersi dalle donne. L'iniziativa le prendono anche le donne tante volte. Quindi di conseguenza bisogna difendersi dalle donne. È meglio che scaldare la gelosia. Sì, però non mi arrabbio con te. Nemmeno io mi arrabbio con te. Torcere il collo al mare. Allora, grazie Sandro. Grazie Marina. State con noi. Accogliamo insieme.